Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Shani e oggi parliamo di prodotti finiti del periodo. E ho raccolto delle cose che ho finito, ve le voglio assolutamente recensire e quindi eccomi qui. Prendiamo quindi la mia bustina, ve la faccio vedere. Da buona ragazza ho preso una bustina che mi hanno regalato alla Mondadori con Stranger Things Netflix, che credo sia una serie TV, e vi mostro i miei prodottini. Allora, questo mese sono riuscita a fare una maschera di queste qui, la Bubble Mask. Se mi seguite su Instagram, mi raccomando, seguitemi anche lì perché vi faccio delle recensioni flash e vi faccio vedere anche tutti i make-up che realizzo, che sono molto belli e anche molto creativi. Quindi seguitemi su Instagram. Comunque, ritorniamo a noi. Questa maschera l'ho fatta anche questo mese. Mi piace un sacco. Se avete visto il mio video dove vi parlo delle mie maschere low cost preferite, sapete già che mi piace un sacco, perché è una maschera che mi dà quella sensazione veramente di pulito sulla pelle, di pelle veramente veramente pulita, che le altre maschere veramente non mi danno. Costa 5,90€. Io vi consiglio di prenderla quando ci sono gli sconti, perché secondo me 5,90€ per una maschera che viene fatta solamente una volta è un po' troppo, questo lo riconosco. Però, ripeto, se siete delle persone che hanno la pelle grassa, hanno delle imperfezioni e hanno bisogno proprio di una maschera così, terapia d'urto, secondo me è abbastanza valida. Poi abbiamo come altro prodotto un altro shampoo della Garnier Fructis, che sarebbe questo qui, Addio Danni. Vi metterò come sempre l'immagine della versione italiana. L'ho finito questo qui, un altro. Se avete visto qualche video adesso, qualche ultimo video, sicuramente sapete che ho acquistato anche il Pantene. Adesso sto testando pure quello perché voglio anche cambiare, non voglio sempre acquistare lo stesso shampoo, anche se è buono, perché secondo me, come la pelle, un po' i capelli anche si abituano poi a certi prodotti e questa cosa non mi piace. Poi, altro prodotto terminato, questo ve l'avevo forse anticipato qualche mesetto fa, ho terminato questo qui, il Dove, che è uno scrub, in questo caso al macadamia e latte di riso. Questo qui mi è costato, se non mi sbaglio, vediamo se lo metto a fuoco, sì, mi è costato, se non mi sbaglio, tra i 5 e 6 euro, sì, tra i 5 e 6 euro, perché l'ho acquistato, sì, al supermercato. Abbiamo 225 ml e allora ho qualcosa da dire al riguardo. Allora, l'odore è buono, fa anche qualcosa, i granuli non sono né troppo grossi né troppo piccoli, mi è piaciuto, però sto apprezzando molto di più quello di Sien, che non ritroverò qui purtroppo, e non lo so, sto pensando di cercare magari uno scrub che sia low cost, che comunque mi dia lo stesso effetto di quello di Sien, perché sinceramente 5-6 euro per questo barattolino mi sembra forse un po' troppo, non lo so. E poi l'effetto non è che sia proprio wow, sto impazzendo per questo scrub, no, non è questo l'effetto che mi dà. È buono, sì, ma con riserva. Altro prodotto finito che non utilizzo per la funzione indicata sul prodotto stesso è questo qui, il chili gel. Il chili gel verde, se mi conoscete, non lo utilizzo come detergente intimo, ma lo utilizzo per pulire i miei pennelli. Ebbene sì, perché come detergente intimo lo boccerei, nel senso che mi sembra troppo aggressivo, mentre per pulire i pennelli mi sembra ottimo. Infatti io lo metto su quella spugnetta di silicone, quella per pulire i pennelli, e i pennelli si puliscono alla perfezione. Perché ho questo qui in mano? Ho questo qui in mano perché avevo fatto una scorta tempo fa
Poi ho visto che non mi piaceva più di tanto e ho dovuto trovare un modo per riutilizzarlo, così almeno niente sprechi. Altro prodotto finito del mese, un altro burro di Clinique, Take the Day Off. Sicuramente questo qui lo conoscerete tutti. Allora, cosa vi posso dire a riguardo? Mi piace come strucca, è sempre una garanzia, però ho letto che all'interno abbiamo un... adesso non mi sto ricordando come si chiama, ma c'è un ingrediente che è paragonato alla plastica. Se trovo il nome ve lo scrivo qua sotto. E questa cosa non mi fa impazzire. Oltre a questo non mi fa impazzire nemmeno il fatto che faccia appannare gli occhi. Questa è una cosa che proprio non sopporto. E quindi, non lo so, adesso sto testando quell'altro detergente oleoso che mi sta piacendo tantissimo, che vi ho già recensito in maniera positiva, e penso che questo qui non lo ricomprerò più, penso che passerò definitivamente a quello. Anche perché per il prezzo, quantità, comunque siamo là per là, e secondo me meglio quello rispetto a questo qui. Altro prodotto finito, ragazzi, in questo momento sicuramente sarete stupiti perché io mai penso di aver finito un fondotinta. Ebbene sì, questa volta è successo e stiamo parlando del Catrice HD Liquid Coverage nella colorazione Light Beige. Allora, questo fondotinta è stato un top per me, è un top, continua ad esserlo, infatti ho acquistato anche un'altra boccetta di questo, ma già tempo fa, perché io voglio essere sicura di averlo. Ho eliminato anche la parte in plastica, quella che serve per, penso, per pulire un pochino il pennello dalle gocce, perché volevo arrivare a utilizzare tutto il fondotinta. E mi è piaciuto un sacco. Se avete la pelle grassa, mista, che ha bisogno di un fondotinta mattificante, che non sia troppo full coverage, che sia comunque un fondotinta leggero ma non troppo, secondo me questo qui è ottimo. È ottimo veramente, mi sono trovata benissimo, tant'è che l'ho finito, cioè penso che questo sia il primo fondotinta che finisco in vita mia. Molto difficile terminare prodotti make up per quanto mi riguarda, ma il fatto che ne ho terminato uno vuol dire tanto. Fatemi sapere voi quali sono i vostri prodotti, perché sono molto curiosa di sapere quali sono i vostri prodotti finiti del periodo. E invece noi siamo agli ultimi prodotti, adesso vi mostro gli ultimi due che ho terminato proprio da poco. Sì, gli ultimi due prodotti. Allora, una è la crema depilatoria di Vit, non so come si pronunci, perdonatemi, ma tanto la conoscete tutti. Questa qui l'ho finita proprio oggi, l'ho finita proprio adesso perché mi serviva un qualcosa che stirpasse i miei peli senza dover passare il rasoio. Questo perché io non amo la ceretta, cioè l'ho fatta in passato ma non l'amo particolarmente. In questo momento non ho proprio, diciamo, la possibilità di fare la ceretta da qualche parte, e quindi diciamo che questa qui mi salva ogni volta. Come dice giustamente Marina, ho un odore non proprio fantastico e questa cosa un pochino mi ferma, cioè si sente proprio che è qualcosa di estremamente chimico. Cioè, se io potessi trovare un'altra crema che non abbia questo odore e che sembri un pochino più umana, un pochino più naturale, magari la sostituirei. Però per adesso mi trovo bene con questa e tendo a ricomprarla quando so che ci saranno quei momenti in cui ne avrò estremamente bisogno. Ultimo prodotto, ragazzi, e abbiamo finito, è questo prodotto qui di Yes Too, che sarebbe un olio struccante all'olio di cocco. Allora, questo qui non è proprio olio di cocco, ma è proprio uno struccante, formulato come uno struccante, ed è chiamato Cleansing Balm per pelle secca, c'è scritto qua. Questo qui è uno struccante che ho voluto provare perché è consigliato da una ragazza qui su YouTube. Si utilizza con una spugnetta in dotazione. Come si utilizza? Si applica sulla pelle, si fa questo massaggio e poi con la spugnetta umida si va a rimuovere il trucco. Cosa strana di questo cleansing balm, di questo balsamo struccante, è che c'è scritto di evitare il contatto con gli occhi.
E questa cosa un pochino mi ha stranito, perché ho detto, come può essere, cioè, come può essere che uno struccante dica di non avere un contatto con gli occhi, quando inevitabilmente quando ci strucchiamo dobbiamo toccare gli occhi? Quindi questa cosa non l'ho capita benissimo. Allora, io l'ho testato anche sugli occhi e devo dire che non ho avuto problemi, grossi problemi, però per quello che costa, perché costa 11 euro e per la quantità, che sarebbe in questo caso 120 grammi, e per il risultato in sé per sé, non ve lo consiglio, perché non mi dà quella sensazione di essere estremamente struccata, e anzi un'altra cosa, è un po' la causa di qualche imperfezione che io ho sulla pelle, cosa che non mi fa affatto piacere ovviamente, ma un pochino me l'aspettavo, perché essendoci l'olio di cocco ed essendo ultra idratante per pelle secca, magari dovevo capirlo prima. Però sapete, ogni tanto capita magari di provare quei prodotti dove c'è scritto ultra idratanti o per pelle secca, e poi effettivamente vanno bene anche per pelle mista o pelle grassa, quindi io non sono proprio così attaccatissima a queste cose. L'unica cosa buona è che è formulato senza parabeni, SLS e siliconi, quindi almeno questo. Però, cioè, se io vi dovessi consigliare proprio uno struccante, vi consiglierei ora come ora quello di The Inkylist. E quindi ragazzi, ragazzi, per questo video era tutto, spero vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato qualche prodotto che magari vi interessa, fatemi sapere nei commenti se c'è qualche cosa che vi ha interessato, qualche cosa che vorreste provare, e se avete delle domande, e sono qui per rispondervi. E niente, per questo video era tutto, ci rivediamo al prossimo video, ciao!